si è costituito il compagno della nonna del bimbo trovato in gravi condizioni con plurime lesioni a Ventimiglia. Alla fine il cerchio si è chiuso intorno all'uomo che avrebbe colpito il piccolo, forse prima a casa e poi nel cortile di fronte all'abitazione. Ancora controverso il ruolo della nonna paterna, non è chiaro se abbia assistito anche in parte alle percosse. Non penso minimamente che il bambino possa essere stato investito da un'auto pirata, come dicono. Non penso minimamente che mia madre possa mai aver fatto del male al bambino, non l'ho mai pensato, però la storia mi puzza, c'è qualcosa che non quadra in tutto questo. Non voglio esprimermi, non mi esprimo che è meglio. Troppi i punti che non tornano nel racconto della nonna paterna e del compagno di lei che avevano in custodia il piccolo. Avrebbero perso di vista il bimbo, che sarebbe scappato da casa per essere poi investito da un'auto, sostengono. Raccontano di averlo trovato ferito sull'asfalto. Lo portano dal padre in centro a Ventimiglia, il quale, viste le gravissime condizioni, allerta i soccorsi. Il bimbo viene portato in elicottero al Gazzini di Genova con braccio e 8 vertebre fratturate, lesioni a milza e polmoni. Cosa gli è accaduto? Intorno alle 12.30 un vicino di casa nota il bimbo solo, seduto contro il muro del cortile con l'aria imbronciata e incrocia il compagno della nonna. Il bimbo in quel momento stava bene. Io l'ho visto là, dove c'è quel motorino là, dietro. Era seduto là, era così il bambino, seduto. Il bambino, come l'ho visto io, non aveva niente quando l'ho visto io. Dopo sono andato di là a prendere mio figlio, ho visto un signore là e ha detto che è suo nonno. Io il bambino l'ho lasciato là, quando dopo il nonno veniva di qua. Circa 15 minuti dopo, al padre del bimbo arriva la telefonata. Il piccolo è ferito. Cosa è accaduto in quel lasso di tempo? Il nonno però non è un nonno. No, è il compagno della nonna. Intanto il bimbo al Gazzini di Genova è stato sottoposto ad un'operazione al braccio per una frattura scomposta. Intervento ben riuscito, con madre e padre che non lasciano un momento il